Allora, eccoci qua. Oggi che cosa ci abbiamo? Arriva un paziente. Gli faccio l'ECG, pure giovane. Gli faccio l'ECG, metto qua, dico cazzarola per bacco. Q in inferiore D2, D3 AVF, di ECA all'APA. Questo ci ha avuto un pregresso infarto. A quel punto, quindi Q in inferiore, penso giù subito che ci ha avuto un pregresso infarto inferiore, no? Resto tutto a posto, resto il tracciato a posto, c'è solamente, c'è stato solo ste Q in inferiore come da pregresso infarto inferiore. Allora gli dico, vabbè, mo io faccio l'eco, qui chissà che trovo, no? Convinto deve trovare praticamente tutta un'ipocinesia della parete inferiore del ventricolo sinistro qua da pregresso infarto. Io vado a fare l'eco, ecco qua. Allora, parete inferiore spigne proprio alla perfezione, ecco qua, parete inferiore, parete inferiore, parete inferiore, diceva parete inferiore, parete inferiore, diceva allora, oh, per bacco, guarda qua, guarda qua, guarda qua, quella è la porzione setto anteriore, parete anteriore del sinistro. Ipertrofia simmetrica del setto rispetto alla parete posteriore. Guarda qua, guarda la parete anteriore, setto anteriore, parete anteriore, setto anteriore, parete anteriore, parete posteriore. Probabilmente questa è il doppio di quest'altra. Eccola qua, 20 mm di setto anteriore, parete anteriore, più o meno stiamo dai 18 ai 20 mm. Quindi ipertrofia simmetrica, eccola qua in asse lungo. Quindi asse corto, parasternale, asse lungo parasternale, ecco da qua, 20 mm. Praticamente è una miocardiopatia ipertrofica, una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva, perché sul tratto del flusso, diciamo, non fa gradiente, l'ostruzione non gli fa gradiente, per fortuna, vedi, il gradiente medio stiamo intorno ai 6 mm di mercurio. Quindi praticamente l'ipertrofia del setto non gli determina ostruzione del flusso subaortico e il flusso praticamente è mantenuto, cioè diciamo non fa gradiente, quindi non fa stenosi subaortica. E niente, una miocardiopatia ipertrofica non ostruttiva tipo 2 secondo Maron. Questo è il referto, ecco da qua, ventricolo sinistro. Come da sospetta, cardiomiopatia ipertrofica idiopatica tipo 2 secondo Maron. Questo è il referto del tracciato, eccolo qua, ritmo sinusale, presenza di evidenti onde Q in sede inferiore, che non scompaiono gli atti respiratori, nota l'esame cardiografico, ipertrofia simmetrica, pertanto le onde Q in inferiore sono presumibilmente proprie alla marcata ipertrofia settale. Adesso la domanda è, ma perché, diciamo, ma che c'entra, che c'entrano le Q in sede inferiore con l'ipertrofia settale? Praticamente a volte può capitare, è già la seconda o terza volta che negato, insomma abbastanza frequente, di trovare praticamente pazienti con miocardiopatie ipertrofiche, ipertrofie settali diciamo marcate, con delle Q in inferiore e il resto del tracciato perfetto. Addirittura non ci sono neanche i segni in precordiale diciamo di spessimento del ventricolo sinistro. Questo succede perché praticamente quando ci sono queste miocardiopatie ipertrofiche con gli spessimenti marcati del setto, può succedere praticamente che si formano dei vettori, diciamo, dei vettori di depolarizzazione settale rivolti praticamente verso l'alto, come se il setto si spostasse. Si formano ovviamente questi vettori di depolarizzazione rivolti verso l'alto che vengono visti praticamente come vettori in allontanamento dalle derivazioni inferiori e quindi li vedono come onde Q. Però te fregano perché te sembrano che, diciamo, facendo il tracciato vai sparato e convinto che il paziente ha avuto un infarto inferiore e invece, ipertrofia settale marcata. A posto. E un'altra annata, dai.